I temi che sono venuti fuori dall'assemblea del PD sono i temi che fanno di quell'agenda politica la piattaforma culturale del Partito Democratico. Non c'era solo lo Ius Soli, che condividiamo tutti e fa parte della nostra piattaforma politica, c'è la riduzione delle tasse sul lavoro, riduzione drastica delle tasse sul lavoro, quest'anno è fatta per la prima volta e per la prima volta in maniera strutturale. E io sono per trovare più risorse, spero che il Parlamento ci aiuti a trovarne molte altre. Faccio un appello alle forze politiche di opposizione, e siccome soprattutto alla Lega, quando noi abbiamo assunto la responsabilità di far nascere questo governo, c'erano 23 miliardi di IVA da onorare e sotto quelle cambiali c'era la firma di Salvini. Abbiamo trovato le risorse, abbiamo messo il paese in sicurezza soprattutto sui mercati, lo abbiamo reso credibile e ora vogliamo abbassare le tasse sul lavoro. Ci indichino la strada e noi lo faremo, ci indichino risorse possibili, aggiuntive, e noi saremo contenti di abbassare le tasse sul lavoro, ma non facciamo propaganda su un'agenda politica di un partito come il Partito Democratico, che ha una decina di punti e sono tutti importanti. Tra questi c'è la lotta al consumo del suolo, tra questi ci sono tutti i temi che Zingaretti ha richiamato. Quindi quando si parla del Partito Democratico è opportuno parlare dell'agenda politica nel suo insieme, non di un tema anziché di un altro. Poi noi abbiamo il dovere di perseguirla, quell'agenda. Il Movimento 5 Stelle si confronterà, nei gruppi parlamentari decideremo i tempi di ogni punto che entro questa legislatura comunque faremo.